la stampa e gli amici più presenti insieme a noi questa mattina in Piazza Santa Maria, e siamo sicuri che ci darete una mano e contribuiamo insieme a far veicolare il messaggio che vogliamo far arrivare alla città. Noi sin dall'inizio abbiamo assunto una posizione di netta contrarietà all'idea progettuale messa in campo da questa amministrazione comunale, ovvero di realizzare un hub di bus turistici in Piazza Santa Maria, e sin dall'inizio, da prima Luigi Perifano e poi io l'ho riproposto nella commissione congiunta PIX Attività Produttive qualche settimana fa, abbiamo lanciato un appello a questa amministrazione affinché si possa realizzare quest'idea che noi abbiamo messo in campo, cioè di individuare l'area terminal come luogo logisticamente, strutturalmente, funzionalmente ideale e migliore per realizzare il parcheggio per i bus turistici. Noi siamo qui oggi per lanciare un appello all'amministrazione comunale per aggiustare il tiro e non andare a sbattere con questa idea progettuale, ma siamo qui anche per manifestare solidarietà e vicinanza ai residenti di questa piazza, ai commercianti di questa piazza, a tutti coloro che frequentano quotidianamente per motivi di lavoro questa piazza e che sono purtroppo costretti a subire disservizi dovuti alle scellerate scelte di questa amministrazione. Noi abbiamo da fare tantissime annotazioni, innanzitutto problema di parcheggi per i residenti, e non che loro pensano di risolvere con la concessione gratuita del mega parcheggio, ma non è questa la soluzione. Problema di traffico veicolare, smog, e poi ancora ricordo che questa piazza è stata frequentata settimanalmente da un'utenza che si rivolgeva agli ambulanti di Piazza Santa Maria e che purtroppo questa amministrazione ha dislocato in via del Cogliano, o meglio ha scelto di dislocare in via del Cogliano. Io qualche settimana fa nella commissione congiunta PIX Attività Produttive ho fatto un'altra proposta: troviamo un'area limitrofa a questa piazza, perché il target di utenza dell'area mercatale di Piazza Santa Maria non è lo stesso che si rivolgerà a via del Cogliano e quindi a Rione Pacevecchia. Quindi andiamo incontro a quest'utenza individuando insieme anche il rione Ferrovia, che è un rione che ad oggi è sprovvisto di un mercato settimanale, o comunque individuiamo insieme una zona qui vicino per soddisfare anche quel target di utenza. E poi ancora, i cittadini di Benevento attendono questa famosa celebrazione della Madonna delle Grazie, che è un appuntamento importante che insomma assistiamo tutti annualmente. Anche qui, cosa farà l'amministrazione per risolvere i problemi logistici e le criticità ai quali sicuramente i cittadini e i religiosi andranno incontro durante quel periodo della festa della Madonna delle Grazie? Quindi tante criticità, tante proposte che giungono da un'opposizione che non fa solo ostruzionismo, è un'opposizione che in questo momento sta presentando delle proposte costruttive, collaborative. Siamo portavoci delle istanze di cittadini di questa zona e quindi chiediamo ancora una volta e facciamo appello a questa amministrazione al buonsenso, affinché quest'area non si trasformi da parcheggio di autovetture a parcheggio di bus turistici. Grazie.